Ciao, sono Valentina e oggi continuiamo con l'argomento asilo e nello specifico andiamo un po' a vedere com'è stato l'inserimento della mia bimba Aurora nel suo Se asilo. vi siete persi il video sulla scelta dell'asilo, della materna, ma io direi anche del nido, una scelta in generale, vi lascio nella i il video in cui ne parlo. Piccola premessa che voglio farvi prima di iniziare è il fatto che, come detto in questo video, Aurora è andata nell'asilo della bimba che guardo. E visto questo, quando sono andata a iscriverla, sono andata a chiedere direttamente se fosse stato possibile inserirla nella sua stessa sezione. Perché questo? Perché le due bimbe si conoscevano già, si conoscono proprio da quando Aurora è nata, visto che la bimba che guardo, la guardo da quando è nata e ha 5 anni. Quindi sarei stata contenta e forse anche un po' più tranquilla se Aurora fosse andata in un luogo in cui fosse stata presente una sua amichetta, visto che ogni tanto me la porto a lavoro e giocano insieme, si trovano bene, anzi sono grandi amicone, quindi mi dispiaceva poi sapere che una era in una sezione, l'altra nell'altra, magari non si incontravano mai e potevano essere tristi. E comunque la mia richiesta è stata accettata, io sono rimasta felicissima. Il bello anche che conoscevo già le maestre, giustamente perché andando a prendere l'altra bambina, un minimo di dialogo con le maestre si ha. Detto ciò, iniziamo con l'inserimento di Aurora. L'inserimento di Aurora è stato lampo, non ho mai visto, non ho mai sentito parlare di inserimenti del genere, forse proprio dato dal fatto che Aurora conosceva già questa sua amichetta, perché il bello è stato questo: noi andiamo all'asilo, luogo che lei conosceva già proprio perché andando a prendere ogni tanto insieme l'altra bambina era già entrata nell'asilo, aveva già visto gli armadietti, conosceva già l'aula, conosceva alcune altre bambine così giusto di vista. Quindi andavamo in un posto che non era sconosciuto. E infatti tutto bene, andiamo al suo armadietto, sistemiamo tutte le cosine, mettiamo le ciabattine e al momento di entrare in aula, a parte che erano già tutte lì, sia la bimba che guardo, sia le amiche della bimba che guardo, erano tutte lì. Ah, è arrivata Aurora, che bello! Tutta eccitazione. Quindi erano già lì dalla porta. Aurora, ovviamente, ha visto le sue amichette, era tutta entusiasta. Le dico: ok, adesso ti lascio, ci vediamo fra poco, divertiti, eccetera, eccetera. Mi dà il bacino, mi abbraccia, prende per mano le altre e ciao, ciao. Ecco, questo è stato il suo inserimento, questo è stato il suo primo giorno d'asilo, questo è stato il nostro primo vero distacco, perché un conto è quando la lascio tot ore a mia mamma, ovviamente un conto è lasciarla a estranei, a sconosciuti, comunque sia, perché non è che la lasciavo a casa sua con appunto sua nonna, parenti, persone che conosce alla perfezione. Sì, la lasciavo alla bimba che conosceva, però ok, infatti anche le maestre sono rimaste a bocca aperta perché hanno detto: bellissimo inserimento, mai vista una cosa del genere. E meglio così perché so e ho anche visto da parte maestra che i bambini, il più dei bambini è molto emotivo, anche se è andato al nido, non c'entra niente, il distacco è sempre distacco, quindi vedi quella tristezza negli occhi, vedi addirittura dei pianti, delle crisi, quello è normale, è più normale vedere un pianto che vedere una reazione come quella di Aurora, però la reazione di Aurora la capisco proprio per le circostanze che vi dicevo prima. Però ecco, forse come primo giorno d'asilo da mamma, un minimo di gocciolina dall'occhio, un minimo di lacrimuccia mi avrebbe fatto piacere, lo dico egoisticamente parlando. Però sono rimasta stra felice per questa reazione super positiva, perché per quanto ne sappia io, Aurora non ha mai
pianto, non è mai stata male per questo distacco e questa è una cosa che comunque consola, ti rende un po' più tranquilla perché appunto se sei come me, se hai avuto un'esperienza come me che 24 ore su 24 sempre insieme per 2 anni e mezzo può essere un attimo scioccante, ma è stato così soltanto la prima ora, ecco, in cui l'ho lasciata. Poi devo dire che Aurora è bravissima, è molto socievole, le piace stare con gli altri, le piace fare, è molto curiosa, quindi le piace anche esplorare quello che c'è nell'aula, hanno un sacco di giochi, fanno un sacco di cose, quindi sono rimasta super super contenta. Ecco, un inserimento non potevo chiedere di meglio, però ovvio che la parte mamma e tenera di me c'è un attimo rimasta male, se così si può dire, solo per questa questione che da un lato mi ha fatto piacerissimo che si sia inserita subito, dall'altro essendo che arrivo da esperienza appunto da maestra e quindi so le varie reazioni, ci sono un po' rimasta male e dire sbagliato, però un pochino delusa, non lo so, un pochino così. Ecco, questa è l'espressione. Però sono veramente stra felice. Ovviamente fatemi sapere qua sotto la reazione dei vostri figli, la vostra reazione, le vostre emozioni. Mi piace condividere con voi anche questo. Io ho condiviso la mia esperienza, però mi piacerebbe che anche voi mi faceste sapere che cosa avete provato, che cosa avete vissuto, come è andata, se il vostro figlio era già abituato che andava al nido oppure come me avete avuto sempre questa simbiosi e così di punto in bianco vi siete dovuti dividere. Ecco, fatemi sapere, così anche le altre mamme che vanno poi a leggere i commenti si possono fare un'idea, vedono se si trovano nella mia situazione o più nella vostra. Io direi che questo video finisce qua. Farò sicuramente un altro video o altri video, dipende un po', sull'argomento asilo. Se avete delle domande, se avete delle proposte su, nuovi video, su argomenti che volete che tratti un pochino di più, scrivetemelo qua sotto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina. Se vi è piaciuto questo video, spolliciate. Io vi do un bacio enorme, ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!